Salve, siamo Marco e Matteo. Domandate chi siamo. Eppure ci conoscete, ci avete visti per mesi sui muri delle città italiane nella primavera del 2006. Ecco, bravi, fate mente locale. Nel 2006 ci sono state le elezioni politiche e noi eravamo lì, affissi sul muro sotto casa vostra, con le nostre belle facce pulite da bravi ragazzi. Non c'eravamo solo noi su quei manifesti, c'erano anche due ragazze che teneramente si tenevano per mano e poi un ragazzo e una ragazza che si guardavano negli occhi a simboleggiare le tre possibili combinazioni di coppie di fatto: M barra F, F barra F, M barra M. Maschio, femmina, 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 maschio, maschio. Sono passati 7 anni quella campagna elettorale, ricordate? Fu caratterizzata da Vladimir Luxuria per Rifondazione Comunista. Oh, capiamo bene, sembrano passate ere geologiche. Allora Giovanardi parlava di un possibile governo Prodi Luxuria se la sinistra avesse vinto. E la sinistra vinse, si fa per dire. Vinsi alla Camera, dove ebbe il premio di maggioranza, ma il porcellum, inventato per l'occasione da Calderoli, proprio per non lasciare governare Prodi, funzionò perfettamente. Al Senato finì in un pareggio e quel secondo governo Prodi si resse stentatamente per 2 anni solo grazie ai voti dei senatori a vita. Fu poi il senatore a vita Giulio Andreotti, quando si parlò di Dico, insieme a Dini, a Mastella, con Merlinotti che da presidente della Camera diede una generosa mano a farlo cadere. Vi ricordate? In quei 2 anni Elisabetta Gardini, che non voleva Luxuria nei bagni delle donne, e Luxuria che, seguendo le indicazioni del partito, votava con Fioroni a favore del finanziamento pubblico alla scuola privata. Ecco, ora che vi abbiamo rinfrescato la memoria, ci presentiamo meglio. Io, Marco, allora avevo 24 anni, lui, Matteo, allora ne aveva 26. Adesso siamo ancora qui, coi nostri primi capelli bianchi e non più sul manifesto dei DS, ma nella vita vera, ancora qui, in attesa. Se stiamo insieme, racconti di coppie di fatto. Da dove nasce l'idea di scrivere questo libro? L'idea è nata da nostro collega Claudio Finelli, il quale ha radunato una decina di scrittori, suoi amici, comunque persone conoscenti, dando questo tema, cioè il tema delle coppie di fatto. Quindi questo è un libro composito, è un libro collettaneo, con racconti e anche qualche escursione saggistica nell'ambito appunto delle coppie di fatto e delle difficoltà che le coppie di fatto incontrano soprattutto in Italia. Sto parlando dell'Europa civile, perché è chiaro che poi fuori dall'Europa ci sono problemi anche ben più gravi di quelli che hanno gli italiani. Ci mettemmo subito all'opera e troviamo immediatamente l'adesione di grandissimi nomi della letteratura contemporanea che hanno partecipato con grande intensità a questo progetto, che è stato poi presentato per la prima volta durante il Salone del Libro di Torino da Gianni Vattimo, che è una colonna sia della filosofia, sia della politica, sia anche della lotta per i diritti in Italia. Io sono andato in un'ottica narrativa, ma anche molto legato alla realtà, nel senso che sono partito da un manifesto dei DS del 2006 che parlava proprio di coppie di fatto. È un manifesto con le tre possibili combinazioni di coppie: c'erano un ragazzo e una ragazza che si guardavano negli occhi, c'erano due ragazze e c'erano due ragazzi, tutti in atteggiamento affettuoso. È un manifesto quindi con tre immagini e la didascalia diceva: vogliamo diritti tutti allo stesso modo, in questo senso. Questi erano i DS nel 2006, poi io faccio la storia di ciò che è accaduto ai DS nei 7 anni successivi, il loro, dopo essere stati DS con Stefano Rodotà presidente, perché questo non va dimenticato, presidente dei DS allora era Stefano Rodotà,
dopo la fusione con l'ala della ex Democrazia Cristiana, le varie Rosibindi eccetera, i DS hanno dimenticato questa cosa, siamo arrivati a quella cosa orrenda che sono stati i Dico, che poi non è passata ma già di per sé era insultante, e alla situazione attuale. Ecco, io di questo fatto, di questo excursus storico, in sostanza faccio un racconto, faccio una cosa di narrativa. Quali sono le prospettive oggi per le coppie di fatto? Le prospettive per le coppie di fatto è una bella domanda. Come disse nell'introduzione di un altro libro Matteo Bibianchi, è un paese molto strano il nostro, perché è un paese che non prevede diritti per coppie formate da persone che non abbiano il sesso alternato, però casomai poi permette qualsiasi benefit per chi, nonostante abbia un harem di private puttane, può salvaguardare la propria apparente la propria apparente realtà eterosessuale con una coppia riconosciuta. Il problema è sempre lo stesso: la coppia di fatto si trova oggi in una dimensione sospesa, priva di qualsiasi forma di riconoscimento. È una cosa che tocca tutti, ma soprattutto gli omosessuali. Perché? Perché gli eterosessuali potrebbero ancora decidere di sposarsi, mentre agli omosessuali è negata anche la possibilità di sposarsi, e quindi sono definitivamente tagliati fuori da qualsiasi forma di diritto.